Aspetta, ma hai la piccozza dietro? Ho la piccozza dietro? Per fare... Per picconare l'erba. Wow, spettacolo. Spettacolo, spettacolo. Buongiorno amici, oggi ci troviamo ancora una volta nelle Marche, appena sconfinato dall'Umbria alle Marche. Abbiamo un'altra volta Michele tra noi. Ciao! È lì. Oggi servono due guide, due local guide per forza, perché posti nuovi per noi. Della villaglia della Regina, dove c'è anche la grotta delle fate. Sì, 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 ho visto. Ci stanno muovendo. Ecco. Camosci. Guarda come saltella. Ho i comandi vocali, quelli personali. Vedi? GoPro, spegniti Polpetta. GoPro, fai fuori Polpetta. GoPro, avvelena Polpetta. Siamo a fare la via del Conero, Foggia. Lui team Michele. Lui team di una volta. Scusate. Scusate. Spettacolo. Però bello, posti nuovi. Sempre belli i posti nuovi. Qui c'è un po' più di neve perché siamo sotto dove magari batte meno il sole. Io vedendo la GoPro sono rinato da quando... Ma sassi o piante? E c'è un canalino da fare ora. Morbida, quindi regge bene le vacanze. E a sinistra, a sinistra. Così rende di più. E sto vallone di neve che scende, poca neve. Serve quando arrivi lassù dove la pendenza aumenta. Perché scusa, parte da qua, no? Da lì? Sì, da qui sotto. Sì. Noi dovremmo salire poi piegare a sinistra. Foto? No, è mini clip. Bel traversino su roccia, adesso bisognerà andare da poco capito laggiù, attraversare sotto la parete. Abbiamo fatto un pezzo anche noi prima. Questa è casa tua, Michele? Ma sì. Casa mia. Io non ho confidenza con sta roccia, per me è pericolosa, si rompe tutta, guarda lì. Guarda quel punto lì che è tutto... farinoso. È proprio rotto, manca proprio lo spigolo. Se guardi il ghiaione sotto, il ghiaioncino. La roba che viene giù. È il Svizzero, no? Ah, ok. È un pochino... il ragazzo del cuore, ma è un pochino... si parla poco. Dopo ti dà il cuore, il mondo, no? Sì, sì, immagino. Qui siamo all'attacco del canalino sud, il canalino sud del Vettore, verso le nostre guide, adesso le seguo. Sassi, sassi! Eccomi qua, mi hanno illuso, mi hanno detto un canale stretto di 1000 metri. Qui siamo già su roccia, la vedo una cascatona, ma non so se dobbiamo andare di là. Una ravanata. Però belle trasferte, dai. si vede un po' sti nuovi in trasferta, sai sì, meglio di me. Beh, fate le cronaca lì, Corno grande. Ma non li conosco. Ma te dico io qualcosa. Guarda, quella è il gruppo della Laga, la punta tutta a destra è il Gorzano, tutta a sinistra quello che spicca è il Corno grande. Bene. E quell'altro dicevi il gruppo dove c'è quella ferrata? Quello è il Centenario. Il Centenario. Il Centenario. Sulla piana. Questo non me lo chiede perché non lo so. No, questo è il colle che manda il segnale a quelli che abitano in mare. Vedi che sono le antenne? Per forza, è l'unica qui. Il mare tanto è un po' di mare. Dove approfittano mettono antenne. E questo è il nostro canale che ormai lo chiamerei tipo Vallone. Madonna. Questo è pienino, è bello. Sì. Ma pieno però. Pieno. Sembrano cascate. Qui siamo. Si va a metà il canale adesso. Adesso andiamo di là. E avevo detto che c'è del prato, c'è una bella cascatella. Una specie di vallone qua con la neve. A tratti c'è la neve, a tratti no. Sprofondo un bel po'. E dai, pian piano ce la facciamo. Come dico sempre, faccio i video un po' per riposarmi, li uso come scusa per fermarmi un attimo. Qui noi due siamo rimasti indietro, là c'è Michele. Michele, ecco, quasi tutti Michele che conosco sono dei professionisti. L'atleta. Lui è un professionista. Qui, panorama stupendo, giornata poi, mamma mia, beccare giornate così stupendo. Sì, d'inverno di solito ci sono queste giornate qua. Sì. Però su sono molto fredde queste giornate. È molto più freddo. Sì. È molto più freddo. Un documentario è uscito al cinema di montagna. Figo. Figo. Tomica. È bella. Quella è un pochino sopra il livello mio. Stiamo spigozzando su erba. Bisogna accontentarsi. Lì dietro tutto il canale che abbiamo fatto, bello ripido visto così, bello ripido. Scatta una foto. Noi che ci stiamo per ricongiungere a qualche sentiero normale. Adesso andiamo su sulle creste. Si vede benissimo il mare. Spettacolo. Sì. Indico se vuoi. Quella là? Vedi la strada? Sì, che fa tutto zigzag. Il montile è il Monti Sibilla. Quello dietro? Sì, preso il nome dalla catena di Sibillini. Sibillini. Sì. Ma di solito, le catene molte volte prendono il nome della cima più alta, no? A volte ho i gruppi montuosi. Poi no. Invece no. Quando non è Vettore. Sotto ci sono i gole di Infernaccio che è un orrido stupendo. Se no si chiamava il gruppo, si poteva chiamare... Vettore. E il vettorone, oppure non so, il vettoretto, là c'è tutto il mare, che bello. Là c'è cosa? Ancona con cosa? Giusto? Sì, Ancona fa il Conara. Col Conero. Il Conero, sì. Lo riconosco da lontano il Conero. Allora, quello sembra il lago di Piastra, ma non è Piastra. C'è la riga, ce lo facciamo dire a Michele. Dopo ci guardo. Qui sembra essere, ragazzi, sull'Iscam, l'Iscam 4000, sul filo di cresta. Non abbiamo neanche i ramponi, vabbè, non c'è bisogno, c'è poca neve. Adesso andiamo su. Siamo qua, sulle creste finali, prima della cima, con la neve ventata, questa è tutta neve ventata, lì sono le cornici. Siamo arrivati là, bella. È interessante. Bella, sì. Qua c'è Michele che sembra che si sta sparando un 4000 in solitaria, il primo 4000 dei Sibillini. Dai, siamo già sulla parte finale prima della vetta. Dopo c'è Polpetta che ci aspetta al bivacco, speriamo che abbia preparato qualcosa di buono, un po' di risotto liofilizzato. Bello però, bello qua su, giornata da mare, proprio da mare. Calda, abbiamo fatto una cosa molto più semplice della nostra. Sì, infatti, allora noi qui siamo prossimi prossimi alla cima. La nostra croce è già là, vediamo due che hanno fatto un trekking col casco e noi il canale senza casco. Come la tua amica? Eh sì, bello, 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 bello. Ora andiamo a vedere, andiamo a vedere da vicino la croce. Il mio primo Vettore, la mia prima volta qui così in alto. Bella amici, grazie Michele. Bravo. Grazie, grazie Michele. Bello, grande, bello, bella storia, dai. Il primo Vettore invernale. Bello, grazie a tutti. Bello, la nuova croce, che panorami. Dai, che banale, qui c'è una conca. I piedi. No, è tranquillo. Era dove c'è la 2.4. Qua, guarda, allora, qui 2.476. Ah, e anche qua dietro, guarda, vieni. Qui la via nord, guarda ragazzi. Monte Vettore. Guarda, ma qui sta attento, c'è la targa. Sì. Posso vedere? Ah, ecco. Sempre bene. Monte Vettore. Liscia un pochino. 2.476. Bello, 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 bello. Sul livello del mare. Bella croce. Bella compagnia. Grandi, grazie. Grandi, grazie. Grazie. Allora ci facciamo la foto. Dimmi tutto. Abbiamo appena finito di fare le solite foto in cima, stiamo iniziando a scendere. Ma stai vedendo qua? Non vedo nessuno sui incrolli. Aspetta che mi avvicino. Dov'è sto bivacco, ragazzi? Giù. Vediamo. Ah, eccolo. Sono... giallo! Giallo, braccia in su! Io vedo il bivacco! Adesso ti ho visto! Ah, ma la cima è quella lì, non dove c'è quella a fare là! No, questa è... ah, tu guardavi lì a destra! Sulla neve! Mamma mia, io sarei salito se fosse stato in lei! Che cazzo! Figurati! Se mi perdevo, sì! La vedo! Mamma mia! Mamma mia! Devo recuperare un po' il pezzo! Ma che devo faccio mentre scendi anche? Sì. Vi ho lasciato la cima, adesso scendiamo di corsa al bivacco, che c'è Polpetta. C'è Michele che vuole provare la padellina. Ci sta, bello. Andale! Peggio dei bambini sulla neve. Volare. Oh. E in fondo davanti a me, in forcella, in questa selletta, troviamo il bivacco Zilioli, che a quanto pare l'ha rifatto un po' nuovo. Adesso abbiamo lì intanto Polpetta che ci aspetta, e vi farò vedere anche dentro come è fatto il bivacco. La giornata, secondo me, una delle più belle ultimamente da queste parti, da quello che mi hanno detto. E là c'è tutta, sarebbe tipo la parete nord, ma che bella verticale. Ecco il bivacchino, bello sto bivacco. È aperto? È aperto? Ah, perché hanno anche una parte... tutta l'altra parte, non c'è. Ah, bello, ciao. Ciao Polpetta. Grande. Ecco lei che ci ha raggiunto il bivacco. Bellissimo, che bello. Bello. Stupendo. Ecco. Le due. Un'ora per andare su, poi andiamo giù diretto. Vecchiotto, guarda dentro le scarpe. Ciao! Allora, ecco davanti al bivacco. Adesso entro che vi faccio vedere il bivacco invernale. Oh, non si vede niente. Buio! La pala, giustamente. Oh. Ah, ecco. E dai. Bottigliette d'acqua. Finestra con panorama. Bivacco di emergenza, ragazzi. Però molto bello, dai, nuovo, abbastanza nuovo. Qui però non ci sono i materassi. C'è la telecamera. Ciao. C'è da portarsi magari il materassino gonfiabile, ma direi perfetto se uno ha qualche emergenza. Ah, lì c'è qualche coperta. Direi che se qualcuno ha qualche emergenza è perfetto. Ora torniamo fuori, chiudiamo tutto per bene. Noi siamo da mare, però arrampicata la balsa suonata a più albico. Ora mi lascio alle mie spalle il bivacco e prendiamo, seguo loro, prendiamo la traccia che ci porta giù, iniziamo a scendere e andiamo verso il parcheggio. La grande, grandissima. Eccola. Sì. Le vie alternative. Vai. Vai una cifra. Alla grandissima. Come direbbe Barbangelo. Eh? Non sto facendo sotto. No. Meglio giù a qua. No. Guarda, tranquillo. Sicuramente. Perché da sola avrei scelto la strada più sicura. Ma adesso siamo... Adesso sei in compagnia della local guide. Sì, ok, tiro giù la corda. Ormai Michele è arrivato, eccoci qua, i tre superstiti. Supereroi. Supereroi, fino alla fine. Polpetta on the... On the... Ma che on the road? Questa è on the... La giazzara, come la chiamano? Non lo so. La giazzara. Posso dire? La roba la più... On the grep. On the grep. Grep e greppo. No, buone grep, con la Nutella. Buone grep con la Nutella. Dopo aver piconato i sassi, vi ho portato a vedere prima del Vettore, la montagna più alta dei Sibillini, e dopo il bivacco. Spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima lettura.